Un professionista non userà mai quelle porcherie lì. Quelle lì va bene per fanno marketing, tirano su massa, ti danno i cappellini, fanno le feste, però quando devi viverci su sta roba qua e sei dentro con 340 Ethereum, 7 minuti, e questo ti può lasciare in mutande come farti diventare milionario. Buonasera a tutti, good sera, ciao. Dunque, allora, io stasera farò un po' una paraculatina, nel senso che vi faccio un'analisi per noi, vi faccio un po' vedere, minchia, 392, vi faccio vedere un attimo la struttura e poi volevo anche parlare un po' della visione futura in generale. Venerdì avevo fatto un live mentre andavo a cena con Evald, i ragazzi di Keiko, insomma ragazzi del mondo cripto, e avevo detto che avrei fatto questo live, poi insomma c'è stato un po' di novità, la prima è un quadrupede che ve lo faccio vedere dopo, e poi ovviamente il mercato è movimentato, quindi sì, abbiate pazienza, ma chi col trading ci vive sicuramente non riesce ad andare ogni giorno live un'ora in serenità. Perché ovviamente vanno seguite come vedrete. Che dire prima di condividervi? Ovviamente adesso esattamente deve rompere i massimi. classico. Dunque, sarà un mercato estremamente volatile. Ok? Sarà un mercato difficilissimo. Questo lo dico con estrema onestà intellettuale. Ascoltate quello che vi hanno detto, appunto, è semplice. Non fate i fenomeni adesso, perché adesso vi fate veramente male. E i prezzi si rivedranno, ci saranno travasi di liquidità enormi, come diceva anche Alessio. E la valuta fiat a questo punto è un po' come l'INPS, è un Ponzi, perché stiamo stampando sulla base di nulla, no? Quindi sta gente riceve i dollari sperando che entri qualcuno, ma però a una certa finirà. Io condivido, mi scoccio un po' a darti ragione, Ale, scherzo, però io condivido quello che ha detto, nel senso che sicuramente siamo in bolla ovunque, stanno cercando di mettere pezze, ma ricordatevi che i soldi non vengono bruciati, semplicemente si muovono, si spostano, ok? Quindi la persona finanziariamente educata è di conseguenza ricco. Ok, a meno che non sia un ereditiere, insomma, o qualcuno che ce li ha a casa, però non li ha fatti sicuramente lui. Una persona finanziariamente educata difficilmente terrà i soldi in fiat, perché se io ho un patrimonio, 1 milione di euro, esempio, e lo tengo in fiat, con 1 milione di euro compro 1 tonnellata di pane, l'anno dopo compro 7 quintali di pane, l'anno dopo compro 5 quintali di pane. Quindi avere i soldi in fiat significa perdere valore. Cosa faccio? Vado a investire aziende, obbligazioni, debito, valute, diversificazione geografica, digitale, tecnologica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo fa sì che ovviamente tutta la ricchezza vada a gonfiare determinati settori e ciclicamente, da quando il mondo esiste, chi tira i fili crea delle situazioni tali per cui in questo spostamento di liquidità lui venda, tra virgolette, sui massimi per poi seguire il ciclo e ricomprare sui minimi. Ora, noi non abbiamo la pretesa di essere l'elite che tira i fili, però diciamo che schifo schifo fare la remora dietro lo squalo per adesso sta pagando molto bene. E questa cosa dobbiamo tenere in considerazione perché passeranno bordate da una parte e dall'altra, perché i prezzi si rivedranno, perché probabilmente lo chiuderà e me lo auguro il gap. E magari va anche a 9.600, magari va anche a 8.800, per l'amor di Dio. Ricordiamoci che è l'asset sul pianeta che più ha performato da quando è nato. Quindi una cosa che 9-10 anni fa valeva 120 dollari, adesso ne vale 11.000, che va da 8.800, non è qualcosa di sbagliato, assolutamente. L'unica cosa che secondo me scatterà, che farà la differenza, ed è qui che diciamo un po' trovo la distonia con la visione di Alessio, pur approvandola fino alla chiusura del gap, è che a un certo punto l'unica reale riserva di valore sono le cripto, è Bitcoin, è oro, ok, metalli preziosi.
E questo a un certo punto farà scattare qualcosa in cui non sarà correlato allo stampare dollari, non sarà correlato a nulla, sarà correlato a riappropriarsi delle risorse. Prima di arrivare a questo, la storia ci insegna che dobbiamo avere la gente che va nei supermercati, nei bancomat con i mattoni e riequilibria quello che da sopra non è chiaramente equilibrato. A tal proposito, guardate quello che hanno fatto in Serbia, vabbè, ma poi ci ritorniamo nella parte del futuro. Allora, andiamo a vedere un po' di condivisione. Quello che diceva Vanes prima è assolutamente vero. Adesso vedrete i conti, io sono nelle posizioni di margine e copertine, penso di star perdendo adesso come adesso in diretta, prima erano 1.000, però sono diventati circa 2.000. Sto perdendo, chiaro, ho preso anche degli stop, sicuramente. Nella struttura complessiva sono numeri importanti. Questo che dovete fare, cioè pensate con la vostra testa, noi vi diamo gli strumenti, però non dovete, ok, Mattia non ha gli stop per 3.000 dollari di copertine, ah ok, figo, allora per 3.000 sono un trader anch'io, no, che alle spalle ho 100 e tanti mila euro che non erano 100.000 ma erano molti meno. Questo perché c'è una visione, c'è un piano di trading, c'è un rispetto delle regole e c'è soprattutto anche l'utilità nel poterle cambiare. È un po' questo il tutto. Quindi vi faccio vedere la schermata, ovviamente tra di noi, magari eviterò proprio di parlare di cifre, perché nel frattempo il mio processo di duplicazione è in atto. Quindi quel conto famoso che da 60 è arrivato all'obiettivo di 100 e ben oltre, ha generato un conto dove stanno operando, beh, insomma, io non dico i nomi, però insomma, adesso si sentirà. Stanno operando dei ragazzi del team, un ragazzo di Inner Circle, dove io metto a disposizione la liquidità per fargli far palestra, perché ovviamente a scalare, a duplicare. In testa mia c'è un disegno ben importante che questo settore ci darà grazie ai nostri strumenti di formazione. Stessa cosa è stata fatta con Max, Leodari, King of EQS. Quando l'allievo supera il maestro, per me è la cosa più bella da vedere. Bisogna prenderne atto. È per questo che io mi metto, cioè, se io mi stacco dal monitor, monetariamente diventa un problema. Cioè, nel senso, più io riesco a star qua, più la mia famiglia vive bene. Se io mi stacco da questo, è per comprare tempo. Se compro tempo, posso farlo solo dando alle persone gli strumenti per arrivare a fare quello che faccio io. Semplicemente ti do gli strumenti, ti aiuto e quando sarò a Puerto del Rosario con la parte inguinale nell'acqua calda, diciamo, raccoglierò i frutti in parte minore di quello che è stato tutto il mio e nostro lavoro. Questo è fondamentale da capire. Perciò da lì, adesso vedrete il conto con 102.000 dollari, quindi mantengo sempre l'obiettivo dei 100.000. Però nel frattempo sono partiti altri conti per circa 30.000 dollari. Oltre a ciò c'è anche l'altro conto solo per EQS e per copertine, quindi insomma anche sapere diversificare, gestire, questo è fondamentale. A questo serve one to one. Alla persona, ok, costruiamo il vestito su di te, perché se no andare a imitazione non consapevole rischi veramente di farti male. Perciò ragazzi, come sempre, sarete le mie orecchie e i miei occhi. Allora, potrebbe essere adesso questo qua è tutto in diretta. Io avevo in programma di fare la live. Adesso ve lo dico con la massima onestà: se il mercato è così, ragazzi, facciamo un'altra volta. Certo. Voglio essere onesto fin dal principio. Ok, allora qui abbiamo detto che abbiamo il conto, vabbè, 103.186 vale adesso. Dunque, qui ho alleggerito, nel senso che qualcosina ho incassato, ma soprattutto, ripeto, ho fatto partire altri conti. Quindi, portato una parte a margine, Bitcoin sono diminuiti, rimangono 2,77, gli Ethereum sono diminuiti, rimangono 139 circa. Bon, queste shitcoin appena mi finisce di pagare il funding, molto probabilmente le venderò.
Oro rimane intatto, Dash anche diminuito, incassato. Ho preso questa cosa qui, ma diciamo che più che altro un esperimento. E in più ho diversificato a livello valutario sullo yen, quindi parte di ciò che ho incassato l'ho messo in yen. Perché? Perché c'è la diversificazione geografica e la diversificazione, se la posso fare, valutaria. Adesso che il problema è che se io entro in focus non vi cago più, detta in maniera spiccia, scherzo ovviamente. Cosa succede? Le copertine sono in perdita? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono abbastanza pesantucce. Perché, ripeto, c'è parecchia volatilità, quindi se devo starci dietro a entrare e uscire ogni volta lavorando solo col margine, diventa qualcosa che non è sano, a mio parere, in termini di azioni high money value, perché ovviamente ho l'automatismo che lo fa. Io devo in questo momento far sì che se qua sto perdendo $300, se 10 minuti fa che vi ho detto che il conto era 102.000, adesso il conto deve arrivare a 103.000, cioè è arrivato a 103.254. A questo servono le copertine. Vediamo se sono stato chiaro. Perciò questo è. È chiaro che io sto rialzo più di tanto, non credo. Ci sarà volatilità, si muoverà parecchio, si muoverà parecchio. Quindi al momento la situazione attuale è questa. Io continuo a mantenere una struttura long. Se decido di non alleggerire e non incassarlo, ovviamente mi copro. Qua ben venga, cioè, se io qua perdo soldi, sono felice su queste qui, chiaramente, perché questo aumenta. È un po' questo il punto, no? Poi andiamo a vedere l'altro. L'altro stessa cosa, cioè, l'altro potenzialmente questa posizione è una travatina abbastanza importante. Abbiamo Bitcoin, per esempio. Bitcoin, cioè, capite che con quello che succederà a livello anche di spostamento di liquidità, è chiaro che questo è un supporto forte. Come diceva Vanes, arriva sui 10.000. Adesso io non so esattamente la cifra che The King of Gap vi ha dato per chiudere il gap, però non mi stupirei lo chiudesse, però è chiaro che qua lo comprano. E qua ci sono volumi. Poi quello che vedo, appena arriva qui, sì, ok, aumentano i volumi, però non lo vedo comprato. Qua tiene, ok, tiene, ma con volumi esigui. Perciò vale quello che ha detto Vanes, lateralone. Qua va bene, vedete, erano circa un Bitcoin, dai, 0,99 qualcosa. È chiaro, quindi ero short da quest'area qua. Appena metteva la testa sopra i 11.000, vedevo sul Booker che erano finti e gliene mollavo. Chiaro che qua io ho iniziato a prendere posizione sui tra i 10.830 e i 10.880. Ho incassato circa la metà. E quindi vedete questo prezzo di carico che chiaramente non l'ha fatto, non perché sono short da qua, onestamente, questo è uno short abbastanza recente, semplicemente perché avendolo incassato lui mi tiene già la media. Ethereum Classic, secondo me, non ha senso di esistere, non avrebbe senso neanche di prezzare. Il grafico, insomma, mi dice abbastanza chiaramente che penso che qualcuno che voglia venderlo ci sia, no? Vane, si vede? Si vede, si vede. Ok, beh, è sintomatico. Ogni volta che lui mette la testa sopra i 6, lo sparano giù. Qua o aumentano i volumi e per qualche motivo arriva in area 6, 8, 7, se no, qua fa un triangolino, lo rompe giù, andiamo tranquillamente a 5, 4. È chiaro che questa non è una posizione leggerissima, non sono pochi, va seguita. Ma posso permettermi di perdere quel qualcosina? Idem Neo. Neo probabilmente ha rotto un massimo storico, però non gli do fiducia a questi progetti. Preferisco veramente stare un po' sotto i margin, ma farli lavorare. Io adesso ovviamente ho staccato le QS, qua un po' la gestione è la stessa. Fondamentalmente una parte funding, Bitcoin, Ethereum. Adesso ci ho messo anche i dollari, scusate, e anche qui ho cambiato in yen, ovviamente. Boh, le sterline sono perché il quotatore ha fatto operazioni. Anche qui ho spostato un po', riallocato, ma diciamo che la struttura è questa.
Basta, fondamentalmente questo. In volatilità, il mio consiglio è usate la testa e piuttosto vi fate un accumulo, non lo so, ogni tot tempo comprate, però non so, ragazzi, adesso ragiono ad alta voce. Io non vorrei che vedendo le vostre performance, le mie performance, siano attratti dal soldo facile, ignorando che dal punto in cui siete arrivate ha dietro un percorso formativo e un mazzo tanto. Ok, quindi l'imitazione va fatta quando ho le competenze, va fatta nel creare un percorso in qualsiasi forma d'arte o di espressione, come per esempio il trading. Perciò state molto molto attenti. Il discorso dello stop, che lo dice Max, che è uno che vive di questo, ok? E ve lo dico anch'io. Secondo me, mettere gli stop e prendere gli stop fa bene, punto. Perché ti porti in una condizione mentale in cui accetti che è così. È semplice, perché non mettere o arbitrariamente decidere una volta lo metto, una volta uso le copertine, un'altra volta lo metto più largo, un'altra volta lo metto più stretto, non mi rappresenta niente, non vi dà un'identità, ok? Quindi o c'è qualcuno che vi prende, esempio, one to one e vi dice queste sono le azioni, se no, prima imparate bene, bene, molto bene ad andare in bici e dopodiché iniziate a fare i giretti in moto. O in scooter, o in motorino, o rimanete anche in bici. Non è il punto d'arrivo far sti numeri qua. È chiaro che la volta in cui nella volatilità mi scattano 170 volte gli stop, allora fate quello che ha detto Vanessa, ampliate il range, vi mettete a lavorare sul range. È chiaro che vi scattano di meno, opererete di meno, sì, ma vi farete meno male. Altresì, comunque non è sbagliato, impari a mettere gli stop. Fai 170 eseguiti in cui perdi 1000 euro, dollari, quello che sia, e dopodiché sei talmente tanto disciplinato che la volta in cui ti fa il break o su o giù, tu hai lo stop, non te lo prende, lui fa il movimento, lavori col trading tra i follower e te ne fai 6000. Non so se arriva il concetto. Ok. Altre cose, se non ce ne sono, sulla condivisione direi che non ne aggiungo. Io direi che hai detto tutto. Sì, ci sarà volatilità, indubbio, che non vuol dire che per forza ci saranno volumi, o meglio, non è detto che i volumi impattino tantissimo. Prima con ste abbiamo visto, vabbè, mentre ero in doccia, mi ha scritto lui, sono passati 700 Ethereum, non sono pochi per la media di quello che passa, e ne vedremo sempre di più perché gli istituzionali faranno i travasi. Occhio, occhio che sul lungo, a mio parere, e non solo mio, arriverà il momento in cui la gente capirà che questo è l'unico modo per riappropriarsi delle risorse e quindi staccheremo la correlazione, fin tanto che per me vale il discorso fatto da Alessio e da voi. Una cosa che volevo aggiungere riguardo al discorso che faceva Mattia sugli stop loss. Se trovate difficoltà a mettere uno stop loss, datevi una percentuale, no? E fate la stessa cosa sul take profit, su quanto volete incassare. Cercate di incassare. Ovviamente in percentuale sempre di più rispetto a quello che potete perdere. Non lo so, mettete uno stop loss all'1, l'1,5, il 2%, pensate ad andare ad incassare sul 2,5, 3, 3,5. Però seguite sempre questa cosa. C'è la calcolatrice anche su Bitfinex che vi dice quanto state perdendo in percentuale, oppure vi calcolate quanti dollari volete perdere al massimo rispetto al vostro capitale iniziale, e con la calcolatrice di Bitfinex vedete a che prezzo dovete piazzare lo stop per perdere, non so, 10, 100, 1000, quella che è la vostra perdita massima, e guardate quanto incassate nel caso che si arrivasse al primo target almeno. In questo modo cominciate a prendere confidenza, cominciate a capire se lo metto all'1% è troppo stretto, se lo metto al 2% è troppo largo, come andate meglio.
rispettatele, rispettatele queste cose. Ovviamente veniamo dal nostro Q&A per gli studenti dove abbiamo fatto un po' di analisi. Questa parte qui ammetto che è un po' una paraculata mia, perché come annunciato per chi venisse ovviamente da averlo visto su Facebook, il live di venerdì scorso, avevo detto che avrei fatto un live in cui facevo un po' un'analisi. Io lo spezzerei in due parti, farei adesso una parte mindset per dopo magari andare anche su una parte tecnica con qualche link. Chiaramente nel mentre sono successi un po' di eventi, è passato un po' di tempo, il mercato ha iniziato a muoversi, quindi quando hai focus con questa roba vivi, vivi bene. Difficilmente andrai in diretta, cioè vai in diretta rilassato, tranquillo, se ovviamente o sei trader bla 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 o sei divulgatore che scopiazza ma non fa. Quindi questo è il motivo per cui difficilmente sarò uno da un video al giorno, ma non per altro, perché a me quello che faccio in rete non me ne interessano i follower, mi interessa duplicare. Quindi sì, potrei provare però a fare. Buongiorno ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, di mettere like. Davvero youtuber. A questa cosa qua, cioè, va vista, bisogna vederla perché i maggiori divulgatori, adesso mi è capitato di vederne uno, hanno fatto un video sulle piattaforme migliori per tradare Bitcoin con le fiat. Tipo, io sono sbiancato, cioè non hanno neanche citato le uniche due piattaforme dove cioè dove i professionisti opereranno, perché se tu mi parli di Binance, Coinbase, puttanate del genere, che in fast market mi stanno fuori dal mercato 10 minuti, 7 minuti, quello che sia, cioè voi non avete idea, quando inizi a farlo con cifre serie, questa roba qua è da brividi, non te la puoi permettere. Per quello un Anche professionista non. Prego, Vanes. ma anche 30 secondi, cioè. Cioè, un professionista non userà mai quelle porcherie lì. Quelle lì va bene fanno marketing, tirano su massa, ti danno i cappellini, fanno le feste. Però quando devi viverci su sta roba qua e sei dentro con 340 Ethereum, 7 minuti, e questo ti può lasciare in mutande come farti diventare milionario. Ed è un rischio che sinceramente io non voglio correre, preferisco farne con i metodi utilizzando strumenti seri. Quindi queste cose qua le dovete vedere.